bella, a me mi pizzica l'ascella quando mi danno la bustarella. Oh yeah. Ma anche quando suona la campanella. Oh yeah. Ciao bellissimi signori, bellissimi polletti. Oggi sfideremo l'universo, oggi sfideremo Dio in persona, perché neanche lui sa che è possibile fare un disegno con tre parole, un disegno. Ve l'ho detto che questo è Electric. Iniziamo con cercare come al solito tre parole. A proposito, la prossima volta sarete voi a darmi le tre parole commentando questo video o qualunque altra cosa mi riguardi con l'hashtag tre parole, un disegno. Tutto attaccato ovviamente, perché oggi invece faremo come l'altra volta. Quindi io schiaccerò un tasto alla tastiera U, esce uomini, donne, Unicredit, UC Cinema, mettiamoci davanti una lettera a caso, la R sarà perché ne ho messi quattro insieme. Urbino, no, prendiamo una URT, URTIS, URTO. Vabbè, URTO va bene senza anaelastico, per carità, URTO. Quindi per URTO una botta, ok? URTO, usiamo un'altra lettera. Andiamo con la S, Scarlett Johnson, come vedete mi è uscita, però beh, una S, una S-t, star, quindi stella, sarà stella, urto, stella. Proviamo con un'altra parola, partiamo con la N, nuvola. Adesso devo lasciar fare il tutto alla mia fantasia, giusto? Cosa potrà mai venire fuori in un disegno del genere, dico io? Quindi una stella, una nuvola, un urto, quindi probabilmente uno potrebbe pensare una stella e una nuvola che si scontrano. Però cerchiamo di lavorare di fantasia qui. Allora, ho già qualcosa in mente, vediamo cosa viene fuori. La posa vi inizia a dire qualcosa o si vede ancora troppo poco qui? In poche parole sono due che si sta a scazzottare, ok? Quindi c'è un urto, ma questi due chi saranno se non il signor Nuvoletta, che facciamo subito il signor Nuvoletta qui. Questo è il signor Nuvoletta, potete vederlo, c'è un'espressione abbastanza arrabbiata perché sta a combattere con uno, ma in realtà è sportiva questa cosa, perché il signor Nuvoletta e il signor Stella, che adesso facciamo subito, il signor Stella che qui ha buscato potentemente, quindi questo sarà il signor Stella che avrà un occhietto chiuso perché è stato colpito proprio lì, il signor Stellina e il signor Nuvoletta stanno facendo un incontro di box. Facciamo così, dai, questa è bella, o se no di lotta, insomma, in un fight club clandestino, anche questa non è cattiva come idea, anche se così posso evitare di fare le mani e mettere dei guantoni, che oltre ad essere una bella scelta di stile ci accelera un po' anche il disegno, sinceramente, no? Perché stai a disegnare dei guantoni, mica tutte le dita. Sicuramente è una tecnica che anche voi potete usare, che sembra una stupidaggine, ma quando sei in difficoltà e non ce la fai a disegnare un qualcosa immediatamente, o non te la ricordi perché magari non hai sotto mano, che ne so, stai disegnando un cavallo, non hai sotto mano la foto di un cavallo, allora dici, oh, non so come fare i zoccoli di un cavallo, allora ti inventi un modo perché quella creatura che tu stia disegnando, che magari derivi da un cavallo, abbia qualcos'altro. Facciamo un esempio, io sto facendo un cavallo robot, no? Io adesso dico, non mi ricordo come è fatta la zampa del cavallo, se tipo, quante articolazioni c'ha? Tipo 3, non mi ricordo. Allora sai che faccio? Tanto un cavallo robot, metterò tipo una sorta di zoccolone gigante con una sorta di jetpack, e quello lì il mio cavallone. Perché dici, oh, intanto non me lo ricordavo come era fatto, allora ho fatto così, ci ho messo sto coso. Non sempre si può avere a disposizione una foto di riferimento, giusto? Il signor Nuvola che nel muovere con tanta violenza il braccio si lascia dietro un po' di nuvolettine, questa scia di nuvolette. Sbam! Hai capito come si snuvoleggia? Signor Stella, non hai capito niente, tu signor Stella, pensavi che avevi a che fare con una mezza calzetta, e invece questa signora nuvola qua, questo signor nuvola qua ti ha fatto un bel regalo in faccia.
Bella, a me mi pizzica l'ascella quando me danno la bustarella. Oh yeah. Ma anche quando suona la campanella. Oh yeah. Mi tolgo solo una bretella e mi cadono le budella. Mentre mi chiudo in una cella, poi mi mangio le cervella, poi mi mangio una ciambella. Wow, sto davvero esagerando questi giorni col rap. Col rap, ma più che col rap, con sta canzone Nina Nana, minchia, ti entra in testa, proprio non puoi farci niente. E magari non ti piace nemmeno, ma tanto ti entra. Ah, questo signor Stella invece immagino che abbia un'anatomia un po' più normale come corpo, perché il signor Nuvola, sì, è a forma di nuvola, ma il signor Stella non mi viene in mente di come farlo. Quindi immagino che col colore poi lo faremo un po' arcobalenoso, un po' alla Mario, alla Super Mario. Super Mario! Oh, senti, ma tu sei Super Mario? Mi fai un autografo? Mi puoi dire mamma mia? Mamma mia! Levati, devo andare a mangiare! Questo quando incroci Mario, tipo al centro commerciale. È un po' sgorbutico in realtà. Mario, non lascia mai autografi. Poi va sempre a mignotte Mario. Mica come suo fratello Luigi che c'ha la testa sulle spalle. Eh no, allora, come vedete, qui dietro si vede un po' di chiappette, no? Perché si vede un po' di chiappette della Stella? Perché volevo dare un bel movimento di torsione del corpo per via del cazzotto. Quindi qui vedete, la faccia sta guardando improvvisamente qui. Quindi facciamo uno schemino, no? Se questo è il culetto di una persona, avviciniamoci. Questo è il culetto di una persona. Ciao, sono una persona con un culetto. Allora, questa persona con il culetto deve torcere tutto il busto. Quindi io disegno la faccia che guarda di qua, no? Quindi questa già è a massima torsione, sta guardando di qua. Il culo invece sta guardando di qua. Quindi le braccia devono guardare in una via di mezzo, perché lì si sta torcendo, no? Quindi a metà, ad esempio, che si vede un po' di petto e anche un po' di schiena. Mi seguite? Perché poi qui deve finire sul culetto. Quindi la schiena, qua se vediamo la spina dorsale, farà questo movimento qui dietro. E qui c'è l'altra manina. Ecco come ha fatto la torsione. Ok, secondo me ci siamo. Possiamo iniziare a inchiostrare molto velocemente questa faccenda. Per voi penso che possiamo accelerare come al solito. Bella, mi tocco la cappella mentre che sono chiuso in una cella. Mi gratto le cervella con la flanella. Con mia zia Gabriella, che tira su la gonnella e si gratta la mammella. Bene bene, abbiamo finito di inchiostrare. Adesso io passerei a riempire per fare poi il colore. Quindi come al solito io velocizzo selezionando tutto ciò che è esterno al mio disegno. Poi vado a selezionare l'inverso dopo aver contratto un po' la selezione. Quindi creo un altro livello sotto e vado a riempire adesso con un colore bianco pulito, così almeno vedo tutto. Schiacciando questo quadratino, questa qui, plic, evito che poi si esca dal mio disegno quando coloro. Cioè, vedete, se io vado così, vado a colorare di arancione, questa cosa qua non mi esce dal bianco, insomma. Comunque sia, la mia nuvola è bianca e quindi la lasciamo così. Adesso vado a prendere un bel rosso per i guantoni e andiamo a colorare questi guantoni molto velocemente. Quello che sarà complicato colorare sarà la mia stella, perché ho in mente un tipo di colore per il suo corpo che sarà una pippa assurda. Come facciamo i pantaloncini di questa nuvola? Arancione ci sta bene? Non lo so, ma per ora ce lo buttiamo arancione. I laccetti ovviamente saranno bianchi o di qualche altro colore, forse azzurro ci sta bene. Solito arancione e blu ci sta molto bene insieme come abbinamento, sappiatelo, nel senso, iniziate a segnarvi quelli che sono gli abbinamenti buoni che scoprite man mano che disegnate, che colorate, non so. Tipo, oh, questo blu ci sta molto bene con questo arancione, adesso me lo segno. Se lavori digitalmente basta che ti segni il codice che sta qui, è il codice di quel colore. Ma se lavori, che ne so, su carta con i pantoni ad esempio, basta che ti segni il colore di quel pantone. È un po' più difficile se si tratta un colore a pastello, visto che non sono così precisi quando fanno i colori a pastello. Non è che c'è un codice per quel dato colore. In realtà sì, a livello aziendale, ma non a livello tuo di consumatore. Volevo vedere se ci stavano bene delle strisce qui al lato, tipo così. Forse è un po' troppo acceso questo blu, dopo vediamo se tenerlo oppure no. Wow, wow, bella. A pranzo mangio la bidella. Ho scordato di fare i guantoni della Stella, che fa anche rima con bidella oppure con bella. Sono sommerso nella besciamella. Wow, wow, bella. Adesso vado a prendere un colore bello acceso, questo fucsia andrà benissimo, per colorare la mia stella. Solo il corpo voglio colorare della stella, perché almeno dopo sarà facile da selezionare. Wow, wow, bella. Chissà se ci metto di più o di meno a fare il disegno questo qui, piuttosto che quello del cane e del topo con la parola fettina anche. Wow, wow, bella. Bella.
Sai che non mi dispiace questo fucsia, quasi quasi lo lascio così il colore della stella. Come facciamo i pantaloncini di questa stella? Che colore ci sta bene col fucsia? Si può andare su un viola, azzurro, quasi un lilla? Ci potrebbe stare bene? È vero che c'ha la testa gialla, ci avrà, quindi io farei anche pantaloncini di quel colore lì all'incirca. Wow, wow, bella! Anche ieri comunque sia mi sono spompato in palestra, oh. Ma non spompato, ma sai vuol dire proprio spompato? Nel senso proprio spompato, proprio spomposo. Ero morto proprio ieri sera. Infatti ho giocato in modo quasi in fase collasso, diciamo così, in una modalità collasso sul divano. Ho giocato a Zelda fino a tipo le 11. Mi stavo addormentando sul divano. Mamma mia, quel CrossFit mi ammazza. A proposito di CrossFit, ho visto che qualcuno ha commentato che fa bodybuilding. Adesso mi sfugge il tuo nome, carissimo. Ma beh, sono più che accetti i tuoi suggerimenti dal punto di vista fisico, d'allenamento. Se fai bodybuilding ne devi sapere di cose, di nutrizione giusta per pomparsi e tutta quella roba lì. Beh, tu scrivi pure qua, ragazzo, consigli che io li apprezzo tantissimo, eh. Che io, per quando arriviamo a luglio, vedrai che mi farò certi selfie con la scacchiera in stile Maurizio Merluzzo style. Non so se hai capito, eh. Così che tutte le femminucce lì fuori svengono. Già potrei farlo, perché sono un gran bell'uomo. Non so se mi spiego. Oh, per sbaglio ho colorato di fucsia questa parte di nuvola qui sotto. Quindi qua la coloriamo, fatto. Adesso voglio provare un esperimento diverso. Allora, se tu tieni premuto control e schiacci sul tuo livello, ti seleziona tutto, no? Adesso io voglio andare a lavorare per luce, quindi vado a togliere tutto ciò che sarà illuminato dalla luce. Quindi questo sarà illuminato dalla luce. Questo sarà illuminato dalla luce. Aspetta, no, qui ci sarà ombra. Qua ci sarà luce. Datemi la luce. Eppure ci sarà luce, luce. Secondo me così ci mettiamo il doppio del tempo, quindi facciamo come al solito. E in alcuni casi aiuta quel metodo lì. Non oggi però. Oggi non aiuterà, sappiatelo. Quindi per voi acceleriamo questa fase. Ah, questa è una prova. Alla fine ho fatto una selezione per sottrazione di luce. Adesso voglio provare a immettere subito una luce fredda. Un'ombra fredda, scusate. La mettiamo un po' dappertutto, ecco qui. Adesso voglio aggiungere un pochino più di ombra ancora. Quindi rivado a selezionare qualcos'altro. Non troppo, giusto un po' più, per dare un po' più di profondità al tutto. Stiamo sempre lavorando di selezione, che è un metodo per fare prima, ma non è sicuramente migliore di quando si va a colorare direttamente l'ombra, che preferisco, ma è per dei lavori, insomma, che richiedono tempo e magari sono anche pagati, chi lo sa. Diciamo che questo metodo era utilizzato soprattutto in molti fumetti americani in generale, perché dovevano correre e fare prima. Ormai si usa molto di più il pennello diretto e la selezione quindi del colore, delle sfumature, molte più luci, molte più cose. Ecco qua un altro po' di ombra, ancora più ombra. Secondo me ci siamo. Andiamo a lavorare un po' sullo sfondo, giusto per dare un po' di sfumature qua e là, far capire che almeno la luce arriva da questo lato, quindi ci sarà più sul giallo da questo lato. E qui ci sarà un po' più di ombra qua sotto, perfetto. Qui sempre con questo blu possiamo tranquillamente andare a firmare, anzi andiamo con questo giallo qua, perfetto. Wow. E questo è quello che pubblicheremo su Instagram, che voi vedrete sulla copertina. E abbiamo finito anche oggi di fare un disegno. Tre parole, un disegno. Quanto ci ho messo questo a fare questo? Wow, 56 minuti. Oh, praticamente più dell'altra volta, o meno di più dell'altra volta. Porca miseria, devo migliorare in velocità. Prossimo va fatto in mezz'ora. Mezz'ora massimo. Grazie di essere stati con me. Se vi è piaciuto questo video, beh, non scordate di mostrare un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E ricordatevi che questo è Electric.